Andiamo da Rosario Salerno, il tecnico della Vigor. Buonasera, mister. Ciao Antonio, buonasera, buonasera. Ciao. Un altro risultato di parità anche per voi, ma va bene con il Locri o no? Guarda, per come si sono messe le due partite, sia a Isola che in casa con Locri, forse meritavamo di portare la posta in palio in tutte e due le partite. Oggi diciamo che abbiamo fatto una buona partita con una squadra difficile, perché messa bene in campo, organizzata, poi con ottimi giocatori davanti, con Zampaione, Lepiana, cioè una buona squadra. Però abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo creato almeno dei 4-5 palle gol da poterla, ci abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo preso questo gol su un calcio piazzato laterale, non siamo stati attenti agli ultimi minuti. Però fino a quel momento la squadra del Pocer non aveva fatto neanche, cioè, non aveva fatto neanche una parata. Però diciamo che dobbiamo essere più cattivi agli ultimi minuti, cose che ci sta mancando in queste due partite. Sì. 1-0, avanti voi, poi vi fate raggiungere da Zampaglione. Tutto nel secondo tempo è stata una gara combattuta, quindi in qualche modo. No, è stata una bella partita a livello di determinazione, grinta, che poi siamo anche a metà settembre, no? Ancora sì. Chi c'è ancora che deve trovare la condizione ottimale, chi ha ancora da deve migliorare fisicamente. Però è stata un'ottima partita in belle parti, sull'aspetto. Io non posso rimproverare niente alla squadra, perché nel primo tempo abbiamo creato 3-4 palle gol a poter fare gol nel primo tempo. Però poi, che poi un po', noi abbiamo, ci manca una pedina importante in mezzo al campo, che stiamo cercando e stiamo dando conoscenza, perché noi siamo contati numericamente con i grandi, capito? Quindi sì. Abbiamo questa difficoltà a livello di ricambi, cioè ho tutti i ragazzini che erano pronti per la promozione, per l'eccellenza, diciamo che sono nella normalità, devono migliorare ancora e quindi dobbiamo vedere. Sì. Mister, derby in Coppa Italia, però con il San Biase ci si incontrerà spessissimo in questo prossimo mese. Ma che mese? 15 giorni. Sono 10 giorni. 10 giorni di fuoco. Sì, perché mercoledì giochiamo al derby, andiamo a San Biase. Poi abbiamo sabato, non abbiamo neanche tempo di recuperare, abbiamo una partita con la Paolana. E poi il 29 in casa rigiochiamo di nuovo con San Biase. E poi il 2 rigiochiamo di nuovo con San Biase. Quindi in Coppa. In Coppa, quindi abbiamo un mese abbastanza difficile. La mia preoccupazione è questa, perché giustamente i ricambi sono giusti, no? Dobbiamo cercare di limitare i danni fino a un certo periodo, fino a quando non riusciamo ad arrivare a un buon punto in classifica per poter poi andare a ripiegare qualcosa, se siamo messi bene. Sì, sì, sì. Ci saranno un momento impegnativo, perché poi, insomma, andando avanti, io guardo anche oltre, no? Quinta giornata in casa del Sersale, poi doppio confronto Vigor Lamezia San Luca, poi Regione Mediterranea Vigor Lamezia, sesta e settima giornata. Abbiamo un periodo tosto, dobbiamo arrivarci bene. Che poi Anto, il problema nostro è stato questo, perché la squadra era stata preparata per la promozione, quindi gli under erano già discreti per andare a sopperire qualche lacuna in mezzo al campo oppure sugli esterni. Oggi non è più così, perché l'eccellenza quest'anno è un campionato più equilibrato, penso, tutte squadre attrezzate, e quindi bisogna avere qualcosina in più per fare un campionato importante, non un campionato di stare sotto, sì. Anche perché se oggi si era vinto, si era ritornato a una posizione, secondo me. C'è anche l'aspetto che però Regione Mediterranea, che non ha vinto a Scalea, come il San Luca a Gallico, già poteva esserci un certo, tra virgolette, distacco, per carità, poteva essere una situazione anche diversa oggi. No, guardando... ma io sì, io non sono rammaricato per i risultati, però per come sono arrivate nelle ultime due partite, cioè io avevo 6 punti in mano, cioè ho perso 4 punti nell'ultimo minuto, senza mai avere il mio portiere, mai aver fatto una parata. Questa è la cosa per me che mi fa aspirare bene. Però il problema è che numericamente su alcuni ruoli siamo scoperti a livello di cosa. La società non mi ha chiesto che dobbiamo vincere il campionato,
io la società gli ho detto che con questa squadra, se riusciamo a prendere qualcosina, possiamo stare tranquillamente nei piani alti. Certo. Senza nasconderci, no, perché davanti abbiamo gente importante, in difesa abbiamo costruito con Michele, abbiamo ripiegato un pochino il problema così così, quindi abbiamo risolto un problema in difesa, dobbiamo risolvere un problema a centrocampo, non voglio tre giocatori forti, parliamo di più, però quando hai qualcuno che ti viene a mancare in mezzo al campo e là c'è un po' di sofferenza, come è successo a Isola. Certo. Isola ha giocato con due ragazzini in mezzo al campo e con Cuccio, quindi poi nelle partite più importanti hai bisogno di quei giocatori, capito? Quelli che ti fanno respirare, ti danno la differenza, è il momento importante, però devo dire bravi ragazzi, perché si sono veramente comportati bene, che non era facile oggi con un locker che veniva da una vittoria contro i Cotonei. Certo, è chiaro. Va bene, vedremo come proseguirà questa stagione per tutte le formazioni. Intanto salutiamo mister Salerno, lo ringraziamo per l'intervento. Alla prossima. Grazie, no, saluto a tutti quanti. Buona serata. Ciao.